conferenza si inserisce nell'ambito di una nuova attività che lo spazio di Sofia vuol portare avanti, un'attività basata sull'approfondimento, sulla complessità, sulla specializzazione, cioè volta per volta ci sarà qualcuno che farà una relazione documentata, studiata, approfondita su un determinato autore, un determinato argomento, dopo ci sarà dibattito, ci saranno domande di approfondimento, di chiarimento. Ripeto, questa volta è la professoressa Anna Colaiacovo. La prossima volta la data la dobbiamo fissare e anche il tema preciso, ma riguarderà la spiritualità. E verrà qui Don Cristiano, titolare della parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria, cioè la chiesa del quartiere Zanni. Penso di essermi fatto capire. Ecco, non aggiungo altro, lascio la parola ad Anna e ci sentiamo. Ringrazio tutti per la vostra presenza, è importante perché l'autore di cui vi parlerò è un autore molto difficile. Difficile non solo per il pensiero, che è un pensiero complesso, ma è un autore difficile anche per il modo in cui si esprime nei suoi testi e soprattutto nell'etica. L'etica è un testo che apparentemente respingente, nel senso che inizia con definizioni, assiomi, eccetera, eccetera. Cioè il modello euclideo. Però è un testo affascinante se poi uno ha il coraggio di andare oltre il modello geometrico. E anche perché è molto strano analizzare questioni metafisiche partendo da un modello geometrico. Vi dico alcune cose sulla vita di Spinoza prima di passare all'etica, perché è importante parlarne. Anche se abbiamo pochissime notizie sulla sua vita, è una persona estremamente riservata. Spinoza è figlio di ebrei fuggiti dal Portogallo per le persecuzioni religiose. E questi genitori si sono rifugiati in Olanda, che era il paese più libero d'Europa. Spinoza è educato quindi alla religione ebraica, legge la Torah, legge i testi sacri degli ebrei, però, e quindi era destinato, secondo molti, perché aveva una intelligenza vivissima, era destinato a diventare rabbino. In realtà poi questo non accade. Perché? Perché Spinoza fa una analisi rigorosa, direi quasi un'analisi filologica delle Sacre Scritture, in particolare della Torah, e nota nelle Sacre Scritture incongruenze e contraddizioni. Incongruenze e contraddizioni che lo portano a criticare i testi, a dare loro una spiegazione storica, a non ritenerli rivelazione del divino, e poi addirittura arriverà a sostenere che Dio non è trascendente, Dio non è persona. Riceverà chiaramente molte critiche e molte ammonizioni, fino al punto che poi avrà una condanna. E io l'ho riportata questa condanna nelle slide perché è feroce, è violenta e vale la pena leggerla. Con il giudizio degli angeli e la sentenza dei santi, noi dichiariamo Baruch de Spinoza, pensate, il nome era Benedetto, scomunicato
esecrato, maledetto ed espulso con l'assenso di tutta la sacra comunità. Sia maledetto di giorno e maledetto di notte. Sia maledetto quando si corica e maledetto quando si alza. Maledetto nell'uscire e maledetto nell'entrare. Possa il Signore mai più perdonarlo. Possano l'ira e la collera del Signore ardere d'ora innanzi quest'uomo, far pesare su di lui tutte le maledizioni scritte nel libro della legge e cancellare il suo nome dal cielo. Possa il Signore separarlo per la sua malvagità da tutte le tribù di Israele, opprimerlo con tutte le maledizioni del cielo contenuto nel libro della legge. Siete tutti ammoniti che d'ora innanzi nessuno deve parlare con lui a voce né comunicare con lui per iscritto, che nessuno deve prestargli servizio né dormire sotto il suo stesso tetto, nessuno avvicinarsi a lui oltre 4 cubiti e nessuno leggere alcunché dettato da lui o scritto di suo pugno. Una condanna profondamente cristiana. Sì, sì. Terribile. Terribile, terribile. Una condanna terribile a cui faranno seguito anche naturalmente le critiche delle altre religioni, di quella cattolica, di quella protestante. L'etica di Spinoza, pubblicata dopo la morte, è ancora all'indice dei liberi proibiti. Insomma, Spinoza è costretto a andare via da Amsterdam e si rifugia in una città, in un sobborgo dell'Aia. E lì conduce una vita estremamente riservata, ma non solitaria. Perché? Perché ha un gruppo di amici con cui comunica, si sente continuamente, e poi mantiene un epistolario con il grande intellettuale del tempo per tutta la vita. Come vedete, muore presto, non compie neppure 45 anni. E qual è la causa della sua morte? Ha il suo lavoro, ha fatto per tutta la vita il tornitore di lenti. Le lenti, in Olanda esisteva questa tradizione, molto erano degli specialisti nel settore. Anche Galileo Galilei si rivolgerà agli olandesi per le lenti. Perché muore? Perché questa è la causa della sua malattia. Perché la polvere che lui utilizza, era molto bravo nel settore, gli provoca problemi ai polmoni. Morirà di tubercolosi. Ma come mai un grande filosofo vive facendo un lavoro manuale? È una stranezza questa. Spinoza voleva essere assolutamente libero. La libertà è ciò che lo caratterizza e lo caratterizzerà sempre. Libero di esprimersi, libero di comunicare le sue idee. Naturalmente è una persona prudente anche, sa che insomma può comunicarle, ma fino a un certo punto, quindi le comunicherà ai suoi amici e scriverà molto, scriverà diversi libri, però quasi tutti i libri saranno pubblicati anonimi, quindi le idee le diffonde, però sa anche salvaguardarsi in qualche modo. E quindi preferisce vivere del lavoro manuale, facendo un lavoro manuale, e non dipendere da nessuno. Gli viene offerta anche una cattedra universitaria, l'Università di Heidelberg, famosa Università di Heidelberg, la rifiuta. Pensate che quando morirà, la sorella rinuncia ai suoi beni, perché non aveva quasi niente. Eppure, almeno per quello che dice, ha avuto una vita gioiosa. E
questo è importante capirlo. C'è un'opera che è il trattato sull'emendazione dell'intelletto, che ci fa capire molto di Spinoza, ci fa capire tanto della scelta di vita che fa e di come intende la filosofia. Io ho intitolato questa relazione Spinoza, la filosofia come forma di vita, oppure scelta di vita. Cioè Spinoza sceglie di vivere secondo un modello filosofico. Quello che, tra tante altre cose, quello che mi ha attratto sempre del filosofo Spinoza è la sua coerenza estrema. Ma coerenza che non ha il significato di mantenere nel tempo sempre le stesse idee, no? Coerenza intesa come coerenza tra corrispondenza tra pensiero ed azione. In lui è perfetta questa corrispondenza, è un uomo che la incarna, potremmo dire. Quindi filosofia come scelta di vita. Lui dice nel trattato sull'emendazione dell'intelletto: i beni che per lo più si incontrano nella vita e che dagli uomini, come si può desumere dalle loro azioni, sono considerati sommo bene, si possono ridurre a questi tre: le ricchezze, l'onore, il piacere. Dopo che l'esistenza mi ha insegnato che tutto quello che accade nella vita quotidiana è vano e futile, ho deciso di cercare se esiste qualcosa che sia il vero bene, se in definitiva ci sia qualcosa, trovata e conseguita la quale potessi godere per sempre di una continua e piena letizia. Allora, la sua filosofia non è solo teoria, è innanzitutto prassi. La filosofia che serve a guidarci nella vita. Io l'ho sempre intesa in questo modo e anche per questo ho scelto questo autore, perché è veramente c'è una coerenza assoluta. Spinoza, abbiamo detto che viene condannato e aveva 24 anni, pensate un po', 24 anni. Viene condannato e a quel punto appunto si dedica alle sue riflessioni, eccetera. Cosa studia? Studia Cartesio, Bacone, Hobbes e altri autori del suo tempo. Sappiamo, per le citazioni che fa, che conosce anche Machiavelli e lo considera vir acutissimus. È interessato, molto interessato alla rivoluzione scientifica. Sapete, il 600 è un secolo particolare perché da un lato abbiamo persecuzioni religiose ferocissime, quindi impossibilità di esprimere la propria convinzione religiosa, e dall'altro abbiamo una rivoluzione scientifica. Cioè un secolo contraddittorio, apparentemente contraddittorio. Allora, a questo punto io direi che possiamo partire con l'etica. Innanzitutto io ho inserito la struttura dell'etica. Perché? Perché è molto importante, dopo aver capito appunto la coerenza tra pensiero e azione, l'importanza dell'azione per Spinoza, capire anche un'altra cosa, che per lui tutta l'opera, che parte dalla divinità, è indirizzata poi al vivere bene, all'etica, alle azioni umane. E c'è una coerenza interna all'opera per cui si può capire quello che poi dirà sull'uomo solo partendo dalla divinità. Quindi, il primo punto
de Deo, il secondo della natura e dell'origine della mente. Quindi da Dio passiamo all'uomo. Terzo punto, dell'origine della natura degli affetti. Quarto punto, della schiavitù umana, ossia delle forze degli affetti. Quinto punto, della potenza dell'intelletto, ossia della libertà dell'uomo. Vediamo quindi di partire dal primo punto, cioè da Dio. Ci soffermiamo poco su questo, proprio perché è mio interesse parlarvi soprattutto dell'uomo e delle azioni umane. Però è, come dicevo prima, importantissimo centrare l'attenzione su questo primo aspetto. Considerando sempre che il modello è un modello geometrico, come dicevo all'inizio, e quindi parte da definizioni, parte da assiomi, come faceva Euclide. Euclide parte dal punto e dalla linea. Lui da che cosa può partire? Può partire da ciò che gli consente di arrivare a Dio. Allora, la prima definizione è: intendo per causa di sé ciò la cui essenza implica l'esistenza, ossia ciò la cui natura non si può concepire se non esistente. Da qui sono 8 le definizioni, da qui poi arriva alla definizione di sostanza, perché la sostanza è ciò che in sé per sé si concepisce, vale a dire ciò il cui concetto non ha bisogno del concetto di un'altra cosa dal quale debba essere formato. Allora, questa definizione di sostanza, che è causa sui, naturalmente, è causa di sé, ci porta a dire che la sostanza è una. Non può essere limitata da altro. È causa sui e non ha limitazioni, quindi la sostanza è una. Mentre Cartesio aveva affermato che esiste la sostanza Dio, poi esiste la sostanza pensante, poi esiste la sostanza estesa, per Spinoza la sostanza è una sola. Questa sostanza è Dio, ma Dio che cos'è? È tutto. È la natura. Infatti, lui dice, Deus sive natura. E come si presenta, come si articola questa sostanza? Dio è la potenza infinita. La potenza infinita. Quindi una potenza infinita. Ma l'uomo che cosa può cogliere di questa potenza infinita? Se la potenza è infinita, avrà infiniti attributi. E che cos'è l'attributo? È ciò che l'intelletto percepisce della sostanza, è una definizione, come costituente la sua essenza. Quindi noi che cosa cogliamo di Dio? Quali attributi di Dio riusciamo a cogliere? Due: il pensiero e l'estensione. Capite il concetto? Cioè Dio è una potenza infinita, ha infiniti attributi, l'uomo è in grado di comprenderne solo due, pensiero ed estensione. Che cos'è a questo punto l'uomo? L'uomo, gli attributi si articolano, si sviluppano attraverso modi. I modi, attraverso i modi arriviamo all'uomo. Quindi gli esseri umani sono espressione di Dio, espressione dei modi
che riguardano la divinità. Ecco, questi sono passaggi un po' complessi, però insomma è importante arrivarci, è importante capirli bene, perché è tutto conseguenziale. Allora, l'essere umano com'è? Come possiamo rappresentarcelo? Come corpo e come mente. Il corpo, se lo guardiamo in un certo modo, la mente se lo guardiamo in un altro modo. Perché un punto da comprendere bene è questo: che gli attributi di Dio sono infiniti, che noi ne conosciamo due, ma noi quando pensiamo all'estensione e al pensiero non pensiamo a due cose totalmente diverse, perché sono sempre espressione della stessa, cioè della sostanza. Capite? Quindi l'essere umano che cos'è? Corpo e mente. Spinoza non adopera quasi mai il termine anima, lo adopera solo in riferimento ad altri autori e in altre opere. Nell'Etica troviamo mente. Qual è il rapporto tra mente e corpo? Sono in connessione. Ma il grande problema di Cartesio qual era? La sostanza pensante, la sostanza estesa sono due sostanze totalmente diverse tra di loro. Come si uniscono nell'uomo? Cartesio ha escogitato la ghiandola pineale. Con Spinoza il problema non esiste proprio, perché rinviano alla sostanza divina. E allora l'aspetto per me più interessante, uno degli aspetti più interessanti della filosofia di Spinoza, è proprio questo: la connessione mente-corpo e l'importanza enorme che Spinoza dà al corpo. Nella storia della filosofia noi troviamo un disprezzo per il corpo, quasi una, o quantomeno una poca importanza del corpo. Del resto Cartesio lo intendeva come una macchina, no? E la prima verità per Cartesio è il cogito ergo sum, espressione della sostanza pensante. Quindi noi arriviamo alla prima verità che il corpo non c'entra niente. Per Spinoza, pensate, la mente è l'idea del corpo. Quindi il corpo non solo ha un'importanza enorme, ma il corpo è costituito da tanti corpi ed è in continua relazione con altri corpi. È il corpo che ci pone in relazione col mondo. Ecco, vi dicevo che nella storia della filosofia il corpo è poco valutato. Tra parentesi, è uno dei motivi, secondo me, per cui la donna viene in qualche modo esclusa dalla storia della filosofia. Perché la donna è sempre corpo, passione, eccetera, eccetera. Allora, adesso vediamo invece con Spinoza che il corpo acquista rilevanza e poi acquisteranno rilevanza anche le passioni. Quindi, il corpo è in relazione col mondo. Ogni aspetto del pensiero è sempre, scaturisce sempre dalle percezioni che il corpo ha. C'è un altro aspetto importante, che per Spinoza tutto è in relazione. Tutto in relazione
a Dio, naturalmente, ma in relazione alle parti tra di loro, cioè i corpi con i corpi, i pensieri con i pensieri. Vedete, attenzione a questo punto. L'individuo non è una sostanza, non è un soggetto, ma una relazione tra interiore ed esteriore che si costituisce nella relazione stessa. Allora, quando dico queste cose, cioè qualcuno rimane un po' spiazzato, no? Perché? Perché siamo abituati a pensare alla nostra individualità come una soggettività, cioè qualcosa c'è. Allora io comincio a invitare a dimmi chi sei tu. Formulo domande. Incominciate a riflettere sul chi siete e in che modo rispondete a questa domanda. Normalmente si risponde con il lavoro che si fa, con il nome che si ha, con l'età che si ha, con non so, moglie di, figlio di, eccetera eccetera. Sono tutte relazioni alla fine. Dove arriviamo? Arriviamo a qualche cosa che può essere definito come soggetto? Quantomeno è una costruzione nel tempo. Ed è una costruzione che avviene attraverso relazioni. Quindi questa frase spinoziana non è proprio una frase sua, però il concetto è quello: è una relazione tra interiore ed esteriore che si costituisce nella relazione stessa, che poi vedremo meglio. Dall'altro siamo cosa siamo come individui? Poco e niente, perché siamo relazioni, non individui. Quindi vedete, Cartesio parte dal soggetto e poi va verso il mondo, Spinoza parte dallo scenario del mondo per comprendere l'uomo e il suo comportamento. E allora torniamo al corpo. Quindi, da un lato, senza il corpo la mente non può percepire niente. Dall'altro, ciò che noi percepiamo del mondo esterno non è come appare, ma questo come appare è in relazione al nostro corpo. Cioè, non è come è, ma come appare. E appare in relazione al nostro corpo. Il primo stadio della coscienza per Spinoza è l'immaginazione. Noi diamo all'immaginazione un significato diverso. Per Spinoza è il primo gradino della coscienza. Sono le immagini che noi ci formiamo, la nostra mente si forma perché il corpo entra in relazione con oggetti. Ecco, detto proprio semplice. È il corpo che ci fa entrare in relazione col mondo e la mente coglie queste relazioni con l'immaginazione. Ma l'immaginazione non è solo la capacità della mente di produrre immagini a partire dai corpi, le riproduce pure anche quando le immagini non sono presenti. Quindi noi poi la nostra mente può lavorare sulle immagini. È interessante anche questo. Le immagini, dice Spinoza, non rispecchiano la realtà, però obbediscono a leggi che sono leggi della natura. E quindi possiamo costruire su queste immagini delle scienze. Per esempio, una scienza degli affetti
cioè delle modificazioni che si producono nel corpo in contatto con i corpi esterni. La possiamo costruire perché? Perché le leggi che governano la natura sono leggi, vere e proprie leggi. La natura è retta dal determinismo. Se c'è un effetto, c'è una causa. Andiamo avanti. Stiamo arrivando a un punto cruciale. Quando l'uomo, ecco, agisce, agisce come corpo e come mente. Il corpo e mente, che sono modi della potenza Dio. Il nostro essere, dice Spinoza, coincide con la nostra potenza. E la frase centrale è questa: lo sforzo col quale ciascuna cosa si sforza di perseverare nel proprio essere non è altro che l'essenza attuale della cosa stessa. Cioè, parliamo della natura, ma in questo caso parliamo dell'uomo. L'essere umano, l'essenza dell'essere umano, che cos'è? Il conatus, lo sforzo col quale ciascuna cosa si sforza di perseverare nel proprio essere, che non è altro che l'impulso vitale all'autoconservazione. Io credo che ognuno di noi, riflettendo su se stesso, e anzi più che riflettere, forse sentendo, no? Quello che accade dentro di sé, trova che questa frase spinoziana sia vera. Cioè, ognuno di noi tende a realizzare se stesso, no? Attraverso questo, nel corpo noi sentiamo questa energia che viene fuori. Il conatus è quindi lo sforzo limitato al corpo, ma questo sforzo poi diventa, se riferito anche alla mente, diventa appetito. Se riferito alla mente, che ha consapevolezza di sé, attenzione, diventa cupiditas, desiderio. Allora, che cos'è l'essere umano? È un essere desiderante. E questo lo ha ripreso Freud, perché Freud ha un debito con Spinoza. Tanti hanno dei debiti con Spinoza. Ecco, questo punto è proprio ripreso da Freud. L'uomo come essere desiderante. Ma la cupiditas è uguale in tutti gli uomini, in tutti gli esseri umani? Dico uomini perché, diciamo, l'essere umano, è uguale in tutti gli esseri umani? No, la cupiditas può variare. L'energia vitale, c'è chi ce l'ha di più, c'è chi ce l'ha di meno. È l'energia vitale alla fine, cupiditas, però con consapevolezza di sé. Quindi noi dobbiamo altrimenti è solo conatus. Negli animali probabilmente è conatus. L'animale, anche nell'animale c'è il desiderio di desiderio, c'è lo sforzo di sopravvivere, no? Nell'uomo è diverso dall'animale, in quanto può avere coscienza di tutto questo, e quindi lui diventa desiderio. Quindi è una quantità di energia che può, secondo Spinoza, diminuire oppure aumentare. Quindi ognuno di noi ha una quantità di energia, ma questa quantità di energia può diminuire, aumentare. In che modo? In relazione al mondo, naturalmente.
se noi abbiamo nella vita un evento negativo, se qualcuno ci fa del male, il contraccolpo dal punto di vista mentale è la diminuzione di energia. Se invece ci accade qualcosa di bello, il contraccolpo è l'aumento di energia. Quindi l'essere umano dovrebbe, secondo Spinoza, puntare ad aumentarla questa energia. Perché l'una ci dà gioia, l'altra ci dà tristizia, dice lui. E allora, fondamentale capire questo concetto, fondamentale, perché noi possiamo essere molto diversi gli uni dagli altri, l'uno dall'altro, però nessuno di noi vuole diminuire la propria energia vitale, vogliamo aumentarla. E allora bisogna vivere in modo che questa energia vitale aumenti. Vediamo. Sì, no, volevo, scusa un attimo, torno indietro. Quindi la letizia è il passaggio da una perfezione minore a una maggiore, la tristezza da una maggiore a una minore. Ecco, volevo fermarmi un attimo su questo, le passioni tristi. Un po' di anni fa è uscito un bel libro di Bena Sayag, che è uno psicanalista, e questo libro era intitolato L'epoca delle passioni tristi. Si riferiva soprattutto ai giovani. I giovani che vivono in un'epoca che è delle passioni tristi. Qual è questa epoca? È la nostra. La nostra. Cioè è un tempo che non stimola la gioia. È un bel libro, eh? È un po' datato adesso, però è un libro molto interessante. Quindi, a questo punto c'è l'aspetto più innovativo di Spinoza. Le passioni sono ineliminabili, ineliminabili. Ma che cosa possiamo fare noi? Innanzitutto, nella prima parte, nella terza parte, nella introduzione, lui dice questo. Spinoza tratta le passioni come fenomeni meteorologici, cioè dice che le passioni sono aspetti della natura e quindi sono come le nuvole, fenomeni meteorologici. E lui le analizza in questo modo, le analizza come se fossero linee, punti, eccetera, eccetera. In realtà lui non parla di passioni, parla di affetti. Vi ho detto che l'opera è scritta in latino e affectus in latino significa modificazione a causa di un agente esterno, modificazione del corpo a causa di un agente esterno. Lui lo sa benissimo Spinoza che è molto innovativo da questo punto di vista, dal punto di vista dell'esame delle passioni, lo sa benissimo e lo dice chiaramente nel testo. Dice che tutti gli scrittori hanno sempre cercato di o eliminare o controllare o dominare o disprezzare le passioni. Come se la mente potesse controllarle, potesse distruggerle. Non è così. Sono natura. E la natura non va, non è inutile. È inutile il tentativo di controllarle. La mente non ha il potere di dominare le passioni. Ma allora che cosa si può fare? Si può fare come si fa con qualsiasi aspetto naturale.
si conoscono. Conoscere, questo è il punto chiave. Tanto più le conosciamo, tanto meno ne siamo condizionati. E che significa tanto meno siamo condizionati? La mente diventa attiva quando si forma idee adeguate delle cose, passiva quando ha idee inadeguate. Allora, se la mente è attiva, quindi può agire, se la mente è passiva è condizionata. Quindi se noi non conosciamo quello che ci sta capitando, noi siamo assolutamente attivi e passivi, e questa passività ci rende tristi. Se invece conosciamo, possiamo volgere queste passioni in altro modo e diventiamo attivi. Vedete come si esprime? Sempre con queste formule un po'. Quindi la critica che rivolge a tutta la letteratura moraleggiante prima di lui è assoluta, feroce. Non si tratta di condannare le passioni, né di esaltarle, neppure si può pensare di eliminarle. Perché non si possono eliminare? Perché la valutazione morale riguarda solo la mente, non il corpo, in questo caso. E per Spinoza la volontà, in come la intendiamo noi, non esiste. La volontà è un aspetto della razionalità. Allora, conoscere le passioni, come si fa? Appunto, nascono da cause naturali e siccome gli uomini sono esseri di natura, sono costantemente affetti. Da questi primi tre che noi abbiamo esaminato, cupidità, tristezza, letizia, quindi cupidità è l'energia naturale dell'essere umano, letizia è l'aumento di questa energia, tristezza è la diminuzione. Da queste tre primarie derivano tutti gli affetti secondari: l'amore, l'odio, la speranza, l'invidia, la sicurezza, la paura, la gelosia, eccetera, eccetera. E adesso un attimo, poi andiamo, procediamo con le passioni. I gradi della conoscenza secondo Spinoza. I gradi della conoscenza sono tre. Il primo è l'immaginazione, l'abbiamo già visto. E in questo stadio noi siamo dominati dalle passioni. Dice, in uno scoglio, gli scogli sono la parte per me più interessante dell'etica. Perché? Perché va oltre il modello matematico e diciamo si apre un po' di più, sono come delle note in cui si riferisce al proprio lavoro, ma anche lo confronta con quello degli altri, con le posizioni degli altri. Ecco, in questo scoglio lui dice: da ciò è chiaro che noi siamo agitati in molti modi da cause esterne e che, come le onde del mare mosse da venti contrari, siamo sballottati qua e là, ignari del nostro destino, del nostro esito e del nostro destino. Quindi immaginate questo uomo, questo essere umano che viene paragonato a una barchetta che viene sballottata nel mare dai venti, ecco, questo è, e non può fare niente, è solo in preda ai venti. C'è un secondo livello di conoscenza, è il passaggio alla dimensione razionale, la geometria, la dimensione geometrica. Questa dimensione consiste nella capacità di comprendere le leggi che governano i fenomeni. È interessante però quello che dice, vedete, la ratio però che cosa fa? Siccome è un confronto tra fenomeni, una relazione tra fenomeni,
non guarda al fenomeno, a quello che accade in sé, ma li confronta, insomma, Galileo Galilei. Pensate a Galileo Galilei. Mette in contrasto l'universale con gli impulsi sensibili. È una ragione astratta che vuole asservire le passioni. Cioè, se noi utilizziamo la ragione e basta, e non andiamo a guardare alla situazione reale che ci sta capitando, e diciamo no, non devi fare così, questo non va bene, no? Pensate, provate a dire a una persona che è in preda a una passione che non deve fare quello perché non va bene. Ecco, è un'astrazione, non risolve niente. La ragione fa prediche inutili. Il terzo gradino della conoscenza è l'intuizione intellettuale. Questa invece la intende come conoscenza delle cose specifiche, delle cose singolari, ma una conoscenza talmente, potremmo dire, scientifica, talmente chiara ed evidente, che non può essere messa in alcun modo in discussione. Quando conosciamo qualcosa di determinato in una maniera adeguata, per cui diciamo Dio conosce tutto, noi conosciamo una sola cosa, però quella cosa la conosciamo bene, ecco, in quella cosa abbiamo la stessa intelligenza di Dio, la stessa capacità di conoscere di Dio. Quindi siamo parte dell'intelletto infinito di Dio. E in questo senso lui arriva a dire: quando conosciamo qualcosa perfettamente, abbiamo una gioia, sentiamo una gioia profonda dentro di noi, sentiamo di essere parte dell'intelletto infinito di Dio e non esiste più il tempo. Il tempo a cui lui dà una definizione particolare. Il tempo è emorragia di vita. Nella conoscenza, in questo tipo di conoscenza, noi entriamo nell'eterno. E probabilmente era questa la gioia a cui lui tendeva. Ecco, allora, siccome quando noi parliamo di morale parliamo sempre di bene e di male, ecco, la rivoluzione che fa Spinoza è questa. Se posso chiedere, per capire meglio io, nel terzo passaggio, cioè nel terzo grado di conoscenza, ci sarebbe la sintesi tra la ratio e la passione? No. Cioè, per cosa intende per conoscenza perfetta di quel fenomeno? È l'intuizione. Un'intuizione che potrebbe essere anche, non so, ma anche la definizione di triangolo. È una definizione che non può essere messa in discussione da nessuno. Ecco. Allora, in quel momento io sono talmente sicuro che quella è conoscenza che avverto una gioia profonda. E per lui la conoscenza è gioia. Sì. Sì. Grazie. Prego. Allora, noi giudichiamo buono ciò che desideriamo. Vi ricordate, l'uomo è un essere desiderante? Ecco, che cos'è il bene per l'uomo? È raggiungere l'obiettivo del desiderio. Quindi non esistono il bene e il male prima. No, non c'è una codifica del bene e del male. Giudichiamo buono ciò che desideriamo. Non lo desideriamo perché è buono. Non è che qualcuno ci insegna che cos'è il bene, ci insegna cos'è il male, allora noi desideriamo il bene. No, per lui l'essere umano è un essere desiderante. L'obiettivo è appunto il raggiungimento di... è buono per noi. Lo desideriamo, giudichiamo buono proprio perché lo desideriamo.
Perché desideriamo qualcosa? Perché riteniamo che quella cosa ci darà gioia. Quindi la conoscenza del bene e del male è l'effetto della gioia e della tristezza, in quanto ne siamo consapevoli. Cioè, quando noi sentiamo gioia nel fare qualcosa che avevamo desiderato, quello per noi è bene. Definizione dell'etica. L'amore non è altro che letizia accompagnata dall'idea di una causa esterna. L'odio non è altro che tristezza accompagnata dall'idea di una causa esterna. Quindi è sempre il corpo che ci mette in relazione col mondo, la mente che appunto diventa consapevole, se lo diventa, e la consapevolezza dà luogo a letizia o a tristezza. Affetto adeguato e azione, affetto inadeguato, passione, ve l'ho già detto, cioè la passione, noi patiamo. Quando è che l'affetto è inadeguato? Quando conosciamo le cause. Quando conosciamo le cause degli affetti stessi. Secondo Spinoza ci sono degli affetti che possono trasformarsi in attivi. E ci sono degli affetti che non possono farlo, perché ci costringono ad essere sempre dipendenti dalla causa esterna. Qua anche però, anche quando noi abbiamo un affetto come l'amore, che diventa attivo, che non lo subiamo ma diventa attivo, non perde mai la sua passività, perché è comunque deriva da qualcosa che è fuori di noi, però acquista un senso e quindi una libertà ce l'hanno. Ecco, un altro tema quando si affronta Spinoza, un altro tema è importante analizzare. Che cos'è la libertà per Spinoza? Noi all'inizio abbiamo parlato di Dio, no? Potenza infinita. Dio è potenza infinita che poi si rivela nelle cose finite. Allora, natura naturans è l'infinita possibilità. Natura naturata è ciò che si è realizzato. Ma ciò che si è realizzato deriva esattamente dalla natura naturans e non può che derivare in quel modo. Il caso per Spinoza non esiste. La natura è retta dal determinismo. Allora la libertà, Dio è libero? Dio è libero? In quale senso? Nel senso che non è limitato da nient'altro. È un'espressione di sé, la natura naturale. Non c'è un limite. E quindi la libertà di cui parla Spinoza è sempre libertà da. Libertà che vuole poi, pensa di conquistare nell'ambito morale. Anche se le passioni, come detto prima, non sono, sono in qualche modo sempre, agiscono sempre in qualche modo. La piena libertà non ce l'abbiamo mai. Allora, tutto è necessitato. Noi non possiamo sfuggire alle leggi della natura. Però, Spinoza non si rassegna a questo. È convinto che esistano per l'uomo margini di libertà. Dove sono? La nostra libertà, sembra paradossale questo, la nostra libertà risiede nella coscienza della necessità. Cioè non siamo consapevoli di essere necessitati, ma più comprendiamo ciò che ci condiziona, più siamo liberi.
E allora riprendiamo l'esempio di prima. Siamo come delle barchette in preda nel mare, in preda ai venti. Ma chi guida una barca a vela sa bene che se conosce bene i venti sa come orientarli a suo vantaggio. Ecco, è questo il punto centrale. Cioè, l'uomo è affetto da passioni, non può eliminarle, però può conoscerle. Più le conosce, più è consapevole di ciò che lo limita, più riesce ad orientare quei limiti in possibilità. E ripetutamente dice: la rinuncia e la privazione non servono a nulla. Scomunica è servita. Eh? La scomunica è servita. Pensiamo per esempio a due termini, due parole, no? Che una è la tristezza, l'abbiamo già vista, l'altra è l'umiltà. L'umiltà per lui non è un valore. L'umiltà e la tristezza sono virtù che molti predicano, sono inutili. Perché l'umiltà è sentirsi in qualche modo inferiore, quindi in qualche modo l'energia vitale diminuisce. Dice testualmente: dobbiamo rifiutare l'etica del sacrificio. E allora, come orientare la vita? Dobbiamo rivendicare il diritto al perseguimento della nostra utilitas, l'utilità. Attenzione! Perché immediatamente uno pensa: ah, ma questo è egoismo. No, non lo è. Diventa egoismo se, come spesso accade, noi non guardiamo all'utilità reale per noi nel tempo. Guardiamo all'immediato e quindi non facciamo funzionare il nostro cervello. Diventa egoismo se privilegiamo un bene presente o quello che al momento sembra un bene, ma nel tempo ci danneggerà. E allora, se noi per esempio riflettiamo sul fatto che quello che è utile oggi magari domani non lo sarà più, insomma, cambia tutto. Quando Spinoza dice: analizziamo le cause degli affetti, dice: non dobbiamo riferirci a allora, a questa ora qui, a questo momento qui. Dobbiamo avere uno sguardo lungo. Se noi per esempio, facevo anche un esempio, se noi per esempio reagiamo con ira o con odio ad un'offesa, magari diamo soddisfazione a un impulso immediato, però ci siamo creati un nemico e questo nemico potrà farci del danno nel tempo. La nostra utilitas qual è? È non farcelo un nemico. Vedete, dice, l'odio è una passione che sembra attiva, in realtà è distruttiva, perché ci espone all'inimicizia, ci rende infelici. E la massima utilità allora qual è? La dimensione cooperativa e altruistica. Cioè, se noi siamo tutti espressione divina, alleandoci possiamo potenziare la nostra energia, la nostra carica vitale e anche la nostra beatitudine. Per cui arriverà a dire: nessuna cosa è più utile dell'uomo dell'altro uomo. All'uomo, homini lupus di Hobbes, che comunque, se abbiamo tempo poi parliamo un po' anche della politica, all'uomo homini lupus di Hobbes che apprezza come autore, dicevo,
Spinoza contrappone l'homo homini Deus. L'uomo è Dio per l'uomo, perché insieme possiamo fare grandi cose. Se solo riuscissimo a superare l'idea dell'utile immediato e del danneggiare l'altro perché magari ci ha fatto qualcosa, ecco, potremmo veramente fare grandi cose. Ma per fare questo lavoro ci vuole una mente che sappia capire le cause. Allora, quando uno vi fa qualcosa di male, cominciate a riflettere perché ha fatto questo e magari arrivate alla conclusione che quello è un poveraccio. Ma se è un poveraccio, perché dovete sprecare energia vitale vostra per arrabbiarvi con lui o per fargli del danno a sua volta? Ecco, basterebbe qualche pillola di questo genere. È che noi non analizziamo mai le cause. Noi ci riferiamo nell'immediato all'atto da cui è scaturito la nostra tristizia. Ecco, e in quel caso bisogna riflettere. E allora qual è l'obiettivo? L'obiettivo è il distacco da sé e guardare la totalità. Solo in quel modo possiamo migliorare la nostra natura. E ritorniamo all'inizio, vedete, solo comprendendo che noi siamo parte della divinità, siamo espressione della divinità, io dico siamo una goccia in quel grande mare che è Dio. Dice, ma siamo una goccia? Niente. No. Siamo la goccia. È importante. E se uniamo tutte le gocce, qualcosa di più si può realizzare. Una delle frasi più belle dell'etica, una dei passaggi più belli dell'etica è questa. L'obiettivo è raggiungere la fortezza e la generosità. Io riduco alla fortezza tutte le azioni, guardate, azioni, sempre, stiamo sempre parlando di azioni, che seguono dagli affetti che si riferiscono alla mente in quanto conosce. E distingo la fortezza in fermezza e generosità. Quindi l'obiettivo dell'essere umano è raggiungere la fortezza, e la raggiungo solo quando conosco, e la fortezza si distingue in fermezza e generosità. Fermezza è la cupidità con cui ciascuno si sforza di conservare il proprio essere per il solo dettame della ragione. Lo avvertite che lui invita a un perfezionamento continuo. No, per generosità invece intendo la cupidità con cui ciascuno si sforza per il solo dettame della ragione di aiutare gli altri uomini e di unirli a sé in amicizia. Periodo di guerra come questo è veramente qualche cosa di sublime, direi. Quindi cerchiamo di capire, se incrementiamo la nostra conoscenza, modifichiamo anche i nostri desideri e abbiamo più potere nei confronti dei desideri indotti dal mondo esterno. Ecco, io penso in questo caso al consumismo, alle cose che ci stimolano a comprare, magari inutili, e che ci danno un minimo di piacere nell'immediato, e poi ritorna di nuovo il desiderio e non finisce più. Quindi modifica i tuoi desideri, è possibile. La particolarità dell'uomo nella natura è la possibilità di perfezionarsi.
attraverso la conoscenza della forza del suo conatus, ossia la possibilità di trasformare l'imposizione delle passioni in azioni. E allora l'esistenza diventa una vera e propria pratica di perfezionamento. Ecco, io penso questa cosa perché è importante, ritroveremo questa visione in Nietzsche. La famosa espressione nietzschiana, come si diventa ciò che si è, e che è il sottotitolo di un'opera Ecce Homo, come si diventa ciò che si è. Nietzsche afferma di Spinoza: ho avuto un precursore, e che precursore? Quindi il collegamento è lui stesso che lo fa. Una nota ulteriore, e questo io lo dico sempre, per cui sono gli amici che mi conoscono sanno che sono un po' ossessiva su questo. La tradizione filosofica ha sempre dato un enorme, enorme valore alla morte, la vita come preparazione alla morte. Uno dei pochissimi filosofi che invece si pone contro questa tradizione e lo dice in maniera molto esplicita è Spinoza. Spinoza afferma con fermezza che la filosofia è meditazione della vita, non della morte. La frase è questa, sempre nell'Etica: l'uomo libero a nessuna cosa pensa meno che alla morte, e la sua sapienza è una meditazione non della morte ma della vita. Voi capite adesso perché della vita intesa nel modo in cui la intende lui, conatus, mente che sia in grado di volgere gli affetti in azioni, così, in azioni, da passivi in attivi. Volevo un attimo, prima di parlare degli ultimi due punti, scusa, che ore sono? Vi sto togliendo io troppo tempo. Io siete stanchi? Prima di parlare di Damasio, sono le ultime due diapositive, volevo un po' accennare anche alla teoria dello Stato di Spinoza. Spinoza ha parlato dello Stato in due opere: il trattato teologico-politico, sempre anonimo, e il trattato politico, però il secondo insomma non lo ha concluso perché è morto. E lì parla proprio di cose interessanti della democrazia, per esempio, però non ci è pervenuto solo quello che ha scritto e non tanto, non è riuscito a scrivere di più. Nel trattato teologico-politico si rifà ad Hobbes. Sapete Hobbes, Homo homini lupus, l'uomo è il lupo dell'uomo, per cui nello stato di natura gli uomini vivono nella paura perenne, la paura di essere aggrediti dall'altro, perché non esistono norme, esiste solo la legge del più forte. Chi è più debole ha più paura degli altri, ma anche chi è forte ma non abbastanza forte ha la paura di essere ucciso. E allora si decide di creare lo Stato. Lo Stato è una forma che permette di delegare tutti i poteri degli uomini ad un uomo solo. L'immagine che ci dà Hobbes è quella del Leviatano, una specie di mostro biblico. Questo Stato ha l'obiettivo di eliminare le controversie tra gli uomini, cioè con le leggi, cioè esistono, con lo Stato esistono delle regole e
coloro che non obbediscono alle regole vengono messe in prigione, vengono colpite, vengono anche uccise. Quindi questa situazione dà sicurezza. Quindi lo Stato ha l'obiettivo di rendere sicuri gli uomini e di eliminare quella che è la paura più grande, la paura di morire. Ma Hobbes arriva all'assolutismo. Quindi, assolutismo, cioè non esistono libertà per gli uomini. Spinoza parte dallo stesso presupposto, che nello stato di natura c'è il conatus, c'è, e quindi non, poiché come abbiamo visto il conatus è diverso tra gli uomini, ci sono gli uomini più forti, esseri umani più forti, la paura incombe, la paura di essere uccisi. Ma fondare uno Stato non significa rinunciare ai propri diritti, significa sì dare la possibilità di non avere più paura perché si istituiscono le norme, ma l'uomo deve continuare ad avere il diritto alla libertà di coscienza, guarda caso, di coscienza e quindi il diritto ad esprimersi nella religione che desidera, e la libertà di opinione e di scrittura. Quindi queste libertà sono, no, non possono essere sottratte. Probabilmente lui pensava poi ad un organismo democratico, però non abbiamo ulteriori elementi. Però. Già questo, pensate che vive nel 600, nel 600. Quindi è veramente rivoluzionario. E per farvi capire l'attualità di Spinoza, ho inserito un paio di slide su Damasio. Damasio era una delle figure più importanti a livello mondiale nel campo delle neuroscienze. E Damasio, dopo aver criticato Cartesio in un libro, ha fatto un'aspra critica al pensiero cartesiano, ha scritto un altro testo su Spinoza che invece gli è sembrato molto molto interessante e ha ripreso diversi aspetti della filosofia spinoziana. Lo considera addirittura un protobiologo, un antesignano della neurobiologia. Il testo in cui parla di Spinoza è Alla ricerca di Spinoza. In questo testo riprende l'affermazione di Spinoza, la mente e l'idea del corpo, e poi interpreta in, modo, in termini biologici il conatus. Che cos'è il conatus? È l'insieme dei dispositivi neurologici che una volta attivati da verificarsi di particolari condizioni interne e esterne puntano alla sopravvivenza e al benessere dell'organismo. Sì, per Damasio ciò che sappiamo di noi stessi è innanzitutto un'informazione sul nostro corpo, quindi l'idea del corpo, sui suoi stati interni, sulla sua posizione nello spazio. L'interazione tra l'organismo, corpo e il mondo produce emozioni, affetti, diremmo con Spinoza. Le emozioni e le reazioni affini sono schierate sul versante del corpo, mentre i sentimenti si trovano su quello della mente. Quindi ritroviamo questa impostazione, no? Cioè da una parte l'emozione, l'affetto, dall'altro i desideri, di cui poi abbiamo consapevolezza. Le emozioni sono risposte fisiologiche dell'organismo, finalizzate a mantenere un equilibrio col mondo, l'omeostasi in pratica, e poi ad attivare strategie per se l'equilibrio viene meno, strategie di compensazione. Io penso che ognuno di voi l'abbia
vissuto questo, no? Quando si vive un periodo critico, poi è come se il corpo e la mente avessero cercassero strategie per riequilibrarsi. Questo è l'omeostasi. Riequilibrarsi con l'ambiente, naturalmente. Quindi sulle emozioni si sviluppano i sentimenti. I sentimenti ci danno le motivazioni per le azioni. I sentimenti motivano le azioni. Pensate quanto è importante questo. Cioè, non è possibile agire come qualcuno pensa solo rispetto ad una idea. Le azioni sono sempre motivate da qualcosa di emotivo. E questo è proprio estremamente importante. A tal punto che c'è stata una ricerca che ha scoperto che noi in effetti decidiamo e pensiamo di decidere con la mente e basta. In realtà la decisione avviene qualche secondo prima di acquistarne consapevolezza addirittura. Quindi andiamo addirittura oltre. Quindi per Damasio la mente è un processo che si costituisce biologicamente a partire dal corpo. Ecco che il corpo diventa il grande protagonista del pensiero filosofico e anche scientifico, perché stiamo parlando di uno scienziato in questo caso del nostro tempo. Ok, io mi fermerei qui, aspetto le vostre domande. Io ringrazio Anna per averci resi partecipi di questa sua passione, di questo suo studio per Spinoza. Scusa, io sono arrivata a Spinoza attraverso, mi è sempre interessato, ma sono arrivata a Spinoza attraverso la consulenza filosofica. Perché? Perché la filosofia per me è sempre stata prassi oltre che teoria. Teoria e prassi. Allora, la consulenza filosofica dà un'indicazione sulla vita, cerca il senso della vita, che può essere diverso da persona a persona, eh? E quindi andiamo ad osservare la visione del mondo che uno ha e vediamo quando è in crisi che cosa è accaduto in questa visione del mondo. C'è una corrispondenza tra quello che viene da dentro e quello che hai nella mente. La frase che mi appartiene e che ho ritrovato pure poi in Spinoza, pensate un po', è che le idee che abbiamo nella nostra mente spesso, se le riflettiamo, non le condividiamo. Se ci sono domande, io sono sorpreso, perché chiaramente la mia conoscenza di Spinoza è limitata, dall'attualità e dalla proiezione verso il futuro di questo autore, perché è un filosofo, in base a quello che ci ha comunicato Anna, che risponde a domande per il futuro, a quello che succederà anche quando l'uomo avrà a che fare con altri pianeti o forse con altri esseri. Ci sono tante di quelle implicazioni, soprattutto in quel concetto di Dio che hai espresso all'inizio, che per me sono veramente sorprendenti. Ecco, se qualcuno ha qualche domanda. Allora, io a caldo volevo innanzitutto ringraziare Anna, perché è un universo, mi sembra, che si chiude anche il cerchio di tantissimi incontri che abbiamo fatto, e anche l'ultimo con
come si chiama, con quello di Firenze, il Marco Vannini, ecco, non mi veniva in mente, e soprattutto quando dice che bisogna, quando diceva del nulla, dell'uomo che si deve spogliare di sé, quindi la stessa cosa che abbiamo. Poi mi ha scioccato anche il concetto di relazione, l'uomo in relazione. Quale momento più drammatico del nostro ci ha ferito nella relazione? Quindi uno. Ma tantissime cose proprio. E poi questo lavoro che hai fatto, questi passaggi che devo elaborare perché sono tanti, ma sulle passioni. Passioni eccezionali che non si possono affatto controllare, ed è verissimo, perché questo passion, dal termine latino, è una sofferenza che tu senti, non puoi con la mente controllare la passione, e ancora di più le emozioni. Le emozioni sviluppano i sentimenti, mi trovo molto d'accordo, e forniscono le motivazioni. Motivazioni, sempre il latino ci aiuta, che è muove ed è mosso, è moveo e motus, quindi che orientano la mente ad agire. Quindi mentre la passione è un intuito, cioè se qui si fosse anche nel contesto attuale che abbiamo di questa esperienza drammatica, se si pensasse, se si arrivasse ad orientare la mente ad agire staccandola dall'emotività, forse non staremmo in questa situazione drammatica, e soprattutto quello che stiamo osservando. Questo è quello che. E poi anche il primo passaggio dell'immaginazione, sto andando a flash, perché proprio sono piena di tutta questa cosa, ma è veramente tantissimo, è bellissimo, però mi ritrovo in tantissime cose. E il primo passaggio, anche nei processi di apprendimento, noi che abbiamo insegnato, io ho insegnato lingua, soprattutto linguistica, e c'è lo script è la rappresentazione mentale. Prima che io mi formi il concetto, io ho l'immagine iconica nella mia mente, tavolo, mi si vede il tavolo, e quindi è il primo passaggio, un passaggio grezzo, rudimentale, che poi ha bisogno dell'iconico, dell'analogico, e per arrivare alla formalizzazione del, e quindi questi passaggi qui è denso, qui c'è tutto, è veramente, ti sono grata per questa, perciò adesso capisco perché ti riferivi sempre a Spinoza, e quindi anche di Nietzsche aveva una grande passione per Spinoza. Ringrazio Anna. Anna, io ringrazio perché è bellissima. Aspetta Giovanna, c'è Giancarlo che si è fatto. Volevo partire. Facciamo parlare per te. Parlando un altro. Dal momento che credo che tutti noi in questo momento manchiamo di immaginazione, quando Spinoza immagina l'uomo sulla zattera, allora immediatamente nella mia mente è venuta fuori l'immagine non di un uomo solo, ma di tutti gli uomini che sono sulla zattera. Quindi forse a Spinoza mancava storicamente, diciamo, perché lui del 1600, voglio dire, veniva da una tradizione particolare che sappiamo tutti, no? La storia dell'Europa. Ecco, questo senso di interdipendenza di tutti. E tutti quanti, quando parlano di questa divinità spinoziana, adoperano l'esempio del mare, l'immagine del mare, mare-oceano, sì, mare-oceano, per spiegare la differenza tra l'oceano e gli esseri umani, le cose, cioè le onde sono aspetti dell'oceano, però hanno una loro particolarità, si evidenziano le onde, però in realtà se non ci fosse il mare non ci sarebbero le onde. E l'Oriente, cioè, noi individui siamo onde, un grande oceano. Probabilmente, guarda, quello che tu dici ha qualche riferimento agli studi di Spinoza sull'ebraismo, i contatti
Francesco, io ho una domanda sintetica. Volevo sapere fino a che punto Spinoza è stato influenzato da Machiavelli, perché nel trattato teologico politico sì, è stato influenzato sia dalla, da Hobbes che da Machiavelli. Sì, la visione di Machiavelli dell'uomo, potremmo dire dell'uomo che non si perfeziona, secondo Spinoza, è quella, cioè l'uomo è quello che è. Però la differenza è che mentre Machiavelli si esprime in un modo tipo gli uomini si dimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio, cioè ha una visione proprio diciamo negativa, per lui come le nuvole, no? Come fatti di natura, sono aspetti naturali. Quindi non dà una connotazione negativa o positiva, sono così, capito? Però è birra cutissimus, assolutamente. Maria vuole fare una domanda semplice, volevo sapere se c'è una differenza tra etica e morale. Basta. La differenza tra etica e morale, diciamo che quando si parla di, innanzitutto definiamole, perché l'etica riguarda, cioè a partire da Hegel, voglio dire, quando parliamo di etica parliamo di stato etico, parliamo di consuetudini rispetto al bene e al male, diffuse all'interno di una certa collettività, e la morale invece è un fatto individuale universalizzabile, no? Cioè ognuno di noi ha una sua morale, no? Poi viviamo nell'ethos della collettività, in questo senso? Beh, certo, tu devi rispettare le norme della collettività, direbbe lui, no? Perché comunque esiste uno Stato, esiste, vedi, in realtà poi la morale quando nasce? Nasce all'interno dello Stato, quindi una grande differenza alla fine neanche c'è, però gli Stati sono diversi, per cui per esempio il fatto che lui esalti così tanto la libertà di espressione, la libertà di espressione lì dove non c'è, no? È un fatto negativo, perché è un diritto dell'uomo oltre che una norma. Posso fare solo un accenno? Libero arbitrio per Spinoza non c'è. Il libero arbitrio non c'è. No, volevo solo ho trovato diciamo una certa vicinanza diciamo sul pensiero, sull'aspetto della relazione, no? Sugli uomini che devono unirsi, c'è un messaggio molto forte politicamente, sì, che in qualche modo è stato ripreso anche da Leopardi, diciamo. Certo, infatti diceva lui prima. Questo fatto del... Poi ovviamente gli argomenti da approfondire sarebbero tanti, come l'uomo desiderante, oppure il collegamento con la razionalità, diciamo, il razionalismo, no? Che poi pone su tutti i problemi. Sì. Preso da Cartesio, eccetera. Comunque grazie, è stato interessantissimo. Io le considerazioni sarebbero tantissime, però ne faccio una soltanto sperando in qualche modo di cogliere la striscia. È stato detto che cos'è la libertà dell'uomo? È la consapevolezza della necessità. Siccome noi qui dentro siamo tutti convinti di avere libero arbitrio, non siamo liberi nessuno. Perché nessuno è consapevole invece che il nostro pensiero è necessitato, è condizionato, è l'effetto di una causa. Noi siamo tutti convinti qua dentro di essere autonomi, di essere liberi. Non diamo la giusta importanza, secondo me, al fatto di essere necessitati. E non dando questa consapevolezza, non avendo questa consapevolezza, non siamo liberi, secondo Spinoza. Perché noi non siamo liberi, dobbiamo dirci che siccome pensiamo di essere liberi, in realtà
non siamo liberi, secondo Spinoza. Sì, questo mi sembrava da rimarcare. Dobbiamo essere consapevoli, però questa consapevolezza ci porta poi. No, io volevo dire solo una cosa, perché ne abbiamo parlato altre volte su questo concetto di libertà. Io credo che l'unica libertà che ora ci compete sia quella di dire no. Tanto è vero che ci sono movimenti, not in my name, cioè è l'unico modo che abbiamo di esprimere il nostro dissenso, e questo, la rinuncia è l'ultima libertà che ci resta. Quindi a questa parola libertà io non darei un valore attivo, io sono libera di fare delle cose, no, io sono libera però, e sono libera di dire no a ciò che non mi piace, a ciò che non mi soddisfa. Questa è l'ultima libertà che credo di avere, ed è libertà, Giovanna, perché alla libertà si possono dare tante definizioni. Una cosa stupenda di Spinoza, secondo me, che merita il rispetto, quasi la devozione: la persona più convinta della necessità del tutto, che tutto è determinato, causato, la persona che lo esprime forse anche più di Nietzsche, forse quasi più dei tragici greci, siamo a livello quasi massimo, convintissimo di tutta necessità, in realtà è stata la più libera. Questo, secondo me, il messaggio più grande per me di Spinoza è questo qui, che la persona più sicura che tutto è determinato, in realtà si muove sulla scena del mondo liberamente. Questo per me è fonte di gioia. Il fatto che, ripeto, più cresce la consapevolezza che noi siamo determinati, siamo necessitati, siamo causati, e più in realtà abbiamo margini di manovra. Questa non è la lezione profonda di Spinoza. Volevo leggervi una frase di Spinoza su Cristo, Gesù Cristo. L'eterna sapienza di Dio che si è manifestata in tutte le cose, e massimamente nella mente umana, e più ancora di tutto in Gesù Cristo. Ma come fa ad essere scomunicato? È Dio in tutto ciò che dice. Quindi la figura di Gesù Cristo è per lui eccezionale, anche questo Nietzsche lo riprende. Perché è stato odiato così tanto? Poi io vorrei tornare sul concetto che Spinoza aveva dell'altro uomo, del rapporto verso gli altri, che io trovo estremamente fortunato, credo che sia, diciamo, come Luigi, scusa, io trovo molto interessante il concetto di Spinoza del rapporto con l'altro uomo, la generosità, la necessità di rapportarci con gli altri. Sì, perché se parti dalla metafisica è inevitabile, cioè se tu sai che sei un'espressione di Dio, ma anche l'altro che sta vicino a te è un'espressione di Dio, non puoi non pensare che insieme il percorso si fa più agevole. È vero, Anna, però scusami, per fare questo Spinoza ha dovuto cercare un assoluto, ha dovuto cercare un Dio, ma tutto questo noi ce l'abbiamo dentro di noi. Se io dentro di me ho la consapevolezza di essere in relazione con lui, con te, con tutti noi che stiamo qui, io non ho bisogno di riferirmi ad un essere oltre. Siamo noi, siamo enti naturali, Spinoza lo dice, siamo natura, noi siamo qui e siamo tutti nella natura, siamo tutti in relazione tra di noi. Che bisogno c'è? Un sostrato, qualche cosa di riferimento, qualcosa di ontologico a monte. Ma l'ontologia è noi, l'ontologia è l'essere, siamo noi. Ma non stiamo parlando di un essere trascendente, stiamo parlando di immanenza totale. Siamo noi, siamo d'accordo. Dio è noi, come diceva Paolo, gli dèi sono dentro di noi. È questa consapevolezza che dobbiamo acquisire. Cioè non abbiamo bisogno di trasporre in un al di là metaforico. Ma non c'è l'al di là in Spinoza, non c'è. Siamo noi, gli dèi siamo noi.
frasi, io ho detto è molto importante. Beh, è nella natura naturale Dio. Cioè, quella è la differenza natura natura anzi natura naturata, è semplicemente la, come per te, tu hai determinate possibilità di attuarti e poi ma ti, questo Dio cioè, appunto è immanente, cioè è nella natura, è non è in qualcosa no, è al di là a cui mi devo rivolgere. È immanente. Allora. Il riferimento può essere Giordano Bruno. Giordano Bruno. Infatti lo pensavo. È l'accusa che viene fatta a Spinoza. Io, se non ci sono domande urgenti, vabbè, Nadia sarà l'ultima. Chiudo l'incontro perché ormai sono le 19 e forse ci sono diversi impegni in giro. Nadia, a te l'onore dell'ultima domanda. Però potremmo proporre una giornata di approfondimento, sembra che sì, no, si può. Per lei non ci sono problemi. È proprio lo scopo di questi incontri. Cioè noi vogliamo andare all'approfondimento, alla complessità. Quindi ci prenotiamo già. Okay. Una cosa che mi curiosisce in questo momento, che a tutto questo pensiero lui ha raggiunto, penso, un'età maggiore, allora questo pensiero probabilmente lui l'ha raggiunto in età matura. Era giovanissimo, è morto a 44 anni. Appunto. Però, se ricordo bene, è stato scomunicato già a 24-25 sì, 24. Allora, qual era la posizione di Spinoza quando è stato scomunicato? E invece poi ha cambiato con questi ultimi scritti, questa maturità di pensiero? Non so se mi sono spiegata cosa voglio dire. Ma guarda, cioè, fondamentalmente a 24 anni cos'è che ha dato tanto fastidio? Forse lui era diverso, aveva pensieri diversi, invece no, no, ha dato fastidio il fatto che criticasse le Sacre Scritture, che lo considerasse diciamo un scritto storico, quindi opera umana, non rivelazione divina, e già si stava orientando verso una divinità immanente. Non, addirittura dice a un certo punto, se il triangolo avesse la possibilità di parlare, direbbe allo stesso modo che Dio è eminentemente triangolare. Quindi contro questa proiezione umana di Dio. Anche contro la reincarnazione Dio, non c'è niente. Quindi poi però si è evoluto. Sì, cioè, certo. Probabilmente tutti i pensieri sono scaturiti anche dalla sua condizione di emarginato, di isolato, questa sofferenza. Beh, non è più felice. No, però. Neanche tanto. Cerca una strada, quella strada la trova e vive sereno. Perché a sua volta poi lui è uno che ha bisogno lui e quindi ha trovato anche la sua strada. Certo, per sé. Certo, è probabile, certo. Questo volevo dire. Per del resto, come ha detto lui, il corpo ci crede. Era un necessitato anche lui, certo. Ci ha trovato. Grazie Anna. Grazie.